Buongiorno a tutti, sono Martina. Rifacendomi a quello che ha detto la squadra contro, nessuno parla su limitare le importazioni di materie prime. Anzi, noi abbiamo parlato di salvaguardare la tradizione e i nostri lavoratori, in quanto i cibi importati dall'estero, come avete citato voi, il pomodoro, il caffè, sono cibi salutari, sono stati importati in passato e tuttora oggi sono utilizzati da noi. Infatti noi parliamo di limitare gli enti e i ristoranti etnici di altre culture. Inoltre voi avete parlato di protezionismo. In questo momento in Italia che non c'è protezionismo e inoltre in Italia è accettata questa l'apertura di enti stranieri, la situazione è migliore. Di conseguenza volevo parlare anche della concorrenza che stimola l'innovazione. Voi avete parlato di concorrenza che stimola l'innovazione. Bene, la concorrenza c'è anche tra i ristoratori italiani. Non avete mai sentito parlare di stelle Michelin? Infatti i ristoratori italiani sono in concorrenza tra loro e non è sicuramente l'apertura di ristoranti stranieri che porta concorrenza all'Italia. Inoltre il cibo straniero voi avete detto che fa bene. Ecco, a questo proposito vorrei dirvi che pochi sanno cosa contiene veramente il kebab. Un'indagine fatta da nutrizionisti inglesi di Larcos ha dimostrato che in un kebab ci sono più di 1000 calorie, più del 98% della quantità giornaliera di sale e il 148% di grassi saturi maggiore di quelli consentiti. Di conseguenza ci sono anche conservanti, additivi chimici e batteri, dannosi per la salute. Il sushi, pesce crudo nei ristoranti etnici, anche questo molto negativo. In Italia c'è una normativa che prevede il congelamento per oltre 24 ore. Un'indagine di Alto Consumo ha dimostrato che su 19 ristoranti stranieri tra Milano e Roma solo 3 rispettavano la legge italiana, il che significa che tutti gli altri servivano il pesce crudo ricco di batteri come l'anisakis, che trasmette tossinfezioni come la salmonella e lo stafilococco. Inoltre un'università inglese, la Robert Wood Medical School, ha dimostrato che all'interno del pesce crudo ci sono pericolosi livelli di metilmercurio che porta malattie cardiovascolari, deficit cognitivo e altera lo sviluppo cerebrale. A questo punto vorrei dire, abbiamo notato come questi ristoranti stranieri portano danni alla salute, ma sono anche un danno per l'economia italiana. Infatti i ristoratori italiani puntano sulla qualità del prodotto, che spesso da questi enti viene dimenticata, perché si punta sulla qualità, sulla quantità e il basso costo del prodotto. Inoltre aumenta il tasso di disoccupazione, perché gli enti locali e i ristoranti italiani sono costretti a chiudere. E in più si perde il talento made in Italy, perché gli imprenditori italiani e i grandi chef sono costretti a emigrare per cercare successo. Dobbiamo puntare sui nostri prodotti che sono protetti dai marchi IGP e DOP, che assicurano l'origine, la provenienza delle materie prime, il luogo di produzione e la tradizionalità del processo produttivo. Grazie.